Professor Giorgino, chi è il medico consultant? Noi abbiamo inteso indicare con questo termine il medico ginecologo, il medico comunque privato che accompagna la sua paziente in ospedale per il bisogno. Per esempio, una donna deve partorire e comincia il travaglio, deve andare in sala parto e allora il suo medico, purché sia questa cosa governata da un principio di contrattazione, no? La segue. Allora, se noi seguiamo questo ricovero, succede che arriva pronto soccorso, viene poi accettata, va in sala parto, dove se non c'è nessuno che l'accompagna, per la donna è un trauma perché deve subire, per esempio, un clistere. Poi di solito viene fatta la tricotomia, cioè tagliati i peli, e quindi è, come dire, ulteriormente scoperta. Poi magari può trovare un ostetrico poco garbate. Quindi il medico che accompagna la donna diventa una terza persona, non solo esperto dei fatti che sta osservando, ma anche non coinvolto emotivamente nella cosa. Quindi è anche un buon sistema di ricordare a tutti che lì c'è una donna di cui lui conosce mille segreti, di cui lui può far riemergere cose importanti che agli altri sfuggirebbero di qualche minuto o di lunghi minuti, e invece il medico consultant ha con sé un rapporto solido con la donna, perché se la donna poi ritiene di invitarlo ad accompagnarla, no? È evidente che la loro intesa è davvero spiccata. E allora uno pensa: ma che male c'è a mettere in opera questo medico consultant? Nessun male. Si deve però assicurare che il consultant non fa di testa sua, non inventa la medicina, ma applica delle regole che, se osservate, se da osservare, garantiscono in primis il paziente, perché il paziente non può mettersi lì perché a fare da carne da macello, e poi tutta una serie di vantaggi che poi vengono anche registrati dai medici stessi, perché se io, e spesso capita, soprattutto con i maschi, se io devo visitare una donna che quasi mi chiede scusa perché non parla, come faccio la prima volta a costruirmi un'immagine giusta di quella donna? Quindi io penso che il consultant, o comunque lo vogliamo chiamare, è un'opportunità molto, molto grande.